Rassegna stampa di oggi, 14 maggio 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Sayuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Gerusalemme apre l'ambasciata USA, 41 morti nella striscia di Gaza. Turchia e Iran digridano a massacro. L'inaugurazione segue il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte di Trump, avvenuto lo scorso 6 dicembre, e giunge in un periodo di alta tensione regionale. La scorsa settimana Trump ha annunciato il ritiro degli USA dall'accordo sul nucleare iraniano e due giorni dopo Israele ha colpito decine di obiettivi iraniani in Siria, dopo che l'Iran avrebbe lanciato razzi dalla Siria contro le forze israeliane nelle alture del Golan. Cari amici, ricordatevi sempre una cosa, che Israele è contro Dio, Israele odia Dio. Governo Di Maio Salvini e la trattativa sul Presidente del Consiglio, il Movimento 5 Stelle non sarà Sapelli, resta l'ipotesi Conte. Mattarella riceverà le delegazioni di Movimento 5 Stelle e Lega rispettivamente alle 16.30 e alle 18. Scartate il nome dello storico dell'economia che nelle ultime ore aveva detto di essere disponibile e di volere come ministro Domenico Siniscalco, già l'economia con Berlusconi. Da confermare l'altra candidatura del docente di diritto privato che era stato indicato nel possibile governo 5 Stelle. Sicilia, arrestato l'ex paladino dell'antimafia Montante, spiava l'indagine dei PM, indagato Schifani. L'ex presidente di Sici Industria ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell'ordine. Per gli inquirenti ha messo in piedi una rete illegale per spiare l'indagine che lo riguardava. La procura di Caltanissetta infatti gli contestava il concorso esterno e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, richiesta negata dal GIP, secondo il quale l'imprenditore ha comunque intrattenuto qualificati rapporti con esponenti di spicco di Cosa Nostra. Silvio Berlusconi riabilitato, ecco perché il Tribunale ha concesso al leader di Forza Italia l'agibilità politica. Innanzitutto ci sono le relazioni delle questure di Milano e Roma e dei Carabinieri di Monza sul requisito della buona condotta del leader di Forza Italia dopo l'espiazione della pena per il caso Mediaset, che attestano un comportamento totalmente privo di segnalazioni rilevanti in termini negativi. Per i giudici le pendenze penali poi non sono di per sé ostacolo. L'ex premier è ancora imputato nei diversi procedimenti del Rubiter e indagato per le stragi del 1993 dalla Procura di Firenze. Padova, sequestrate le acciaierie venete, operai in sciopero dopo l'incidente nel quale 4 colleghi sono rimasti feriti. Restano critiche le condizioni di 2 operai ustionati sul 100% del corpo. I PM mettono i sigilli all'impianto e le segreterie regionali dei sindacati preparano un pacchetto di giorni di astensione dal lavoro. Tributo di sangue inaccettabile che occorre fermare al più presto, hanno detto. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Sayuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.